Salman Rushdie ha 40 anni quando pubblica I versetti satanici, il libro che gli cambierà definitivamente la vita, nel bene e nel male. È allora che l'uomo, cresciuto in una famiglia musulmana borghese a Bombay, diventa oggetto di odio in tutto il mondo musulmano integralista. Pochi hanno davvero letto le 600 pagine dei versetti satanici, ma l'indignazione si diffonde in tutto il mondo. La gente muore nelle manifestazioni contro di lui e il suo libro è bandito in diversi paesi. Nel 1989 arriva la fatwa del leader supremo iraniano. Informa il popolo musulmano di tutto il mondo che l'autore del libro, che è contrario all'Islam, al profeta e al Corano e a tutti coloro che sono coinvolti nella sua pubblicazione, sono condannati a morte. Rushdie entra in una vita di semiclandestinità ma non rinuncia a scrivere e continua il suo lavoro all'insegna del realismo magico. Simbolo di libertà di espressione suo malgrado, Rushdie vede premiate le sue opere ma la minaccia persiste. Nel 96 rinuncia a recarsi in Danimarca per ricevere il premio Aristeion della letteratura assegnato dall'Unione Europea. I servizi di intelligence giudicano il viaggio troppo rischioso. Il romanzo, pubblicato all'epoca, è l'ultimo sospiro del Moro. Nel libro vi sono diversi riferimenti alla propria vicenda personale, in particolare l'isolamento del narratore e l'ombra della morte che sembra seguirlo continuamente. Negli ultimi anni sono stato tenuto lontano da qualsiasi conversazione letteraria, ha detto. Devo dire che è una delle cose che mi sono mancate di più. 30 anni dopo I versetti satanici, Rushdie aveva appena annunciato la pubblicazione del suo 15° romanzo, quando è stato accoltellato negli Stati Uniti. Eppure era riuscito, fino ad oggi, a vivere una vita quasi normale a New York.